incontro piacevole e interessante sullo stabilimento Gente di Mare di Montesilvano per attenzionare una realtà che nell'estate 2020 si è distinta per generosità, per professionalità, per il vero modo di intendere il turismo. Siamo per consegnare un riconoscimento al suo titolare, Nino Padovano, pluridecorato artista dei Fornelli, assieme a Donato Fioriti, maestro in giornalismo, responsabile dei giornalisti enogastronomi d'Abruzzo. Ecco, intanto spieghiamo la motivazione del premio che stiamo per assegnare. Intanto la leggiamo la motivazione. Per aver offerto un servizio di qualità con professionalità e generosità, esempio da imitare per chi vuole fare veramente turismo. Bravo. I giornalisti enogastronomi. Adesso commentiamo questo riconoscimento. Allora, ci tengo a dire, perché ieri abbiamo avuto il nostro consiglio nazionale e tu mi avevi anticipato questa cosa, quindi sia come vicepresidente nazionale che a nome del presidente nazionale dei giornalisti enogastronomici, noi ti diamo questo riconoscimento, che è un riconoscimento che è datato, perché la conoscenza di questo signore, di Nino Padovano, è antica, come è antica la conoscenza che tutta la parte della costa ha di questo grande maestro di turismo, uno chef di primissimo ordine e soprattutto una persona di un grande cuore, di una grande generosità, e che ha compiuto in quest'estate un passaggio molto importante che non tutti hanno fatto. Piano, se no mi fai piangere. No, dobbiamo dire che hai contribuito a un'azione di carattere sociale insieme a Radio Mare, che tu porti avanti splendidamente, di aiuto e di contributo rispetto a quelle che sono le problematiche del periodo turistico, e questo ti fa onore. Complimenti. Grazie. Un applauso per Nino Padovano, stretta di mano, consegna del premio. Grazie. E a questo punto le prime parole, le parole che vengono dal cuore del diretto interessato, Nino Padovano. Sono felice di aver ricevuto questo splendido... Non lo fate emozionare. Ti voglio bene. Allora, questo splendido premio sono felicissimo di averlo ricevuto con tutti quanti voi, con Fabio Lussuoso, con i giornalisti al seguito, con Paolo, con Donato, che da tanto che noi ci conosciamo da ragazzi, non me l'aspettavo questa bellissima sorpresa. Che devo dire, come diceva mia zia Buonanima, che devo dire, auguri agli sposi. Auguri a Nino Padovano e lo stabilimento Gente di Mare, lo stabilimento dell'anno, complimenti, chapeau! Nino Padovano, a chi dedichi questo premio? Sì, in primis lo dedico alla mia famiglia, poi tutto lo staff della cucina, del bar che collabora con noi, e ancora di più ai miei clienti che mi sopportano così tanto, che non pensavamo che la stagione doveva partire bene come all'inizio si era detto, che c'era un passaggio a livello chiuso, poi questo passaggio a livello si è aperto, la stagione è ripartita e noi siamo più che soddisfatti. Grazie. Donato Fioriti, presidente dell'Associazione Giornalisti Enogastronomi, che cosa ha significato questa giornata? Guarda, è stata una giornata molto bella, perché genuina, semplice, e però ha permesso di premiare una persona che è di qualità, perché è una persona che sta nel settore enogastronomico e turistico da credo 30-40 anni, conosciuto perché aveva una grande attività balneare a Pescara, ne ha aperto un'altra a Montesilvano, ma soprattutto una persona di gran cuore, oltre ad essere un grande chef, come ho detto prima, ha collaborato con Radio Mare, e quella è un'iniziativa veramente meritoria che porta avanti Paolo Minnucci qui, per aiutare rispetto alle problematiche che ci sono nel periodo estivo. Quindi io credo che sia davvero una persona meritevole. Noi ieri abbiamo avuto un consiglio nazionale a Roma, e la nostra è il gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale Stampa Italiana, quindi l'unico gruppo italiano che raggruppa tutti i giornalisti enogastronomici e ambientali. E ho detto al presidente che avremmo premiato questa persona spiegando le sue motivazioni, e ha detto che è la cosa più bella che possiamo fare, essere presenti sul territorio evidenziando queste persone che lavorano in silenzio, che sono schive, ma che poi rappresentano il vero cuore per quanto riguarda qui per esempio il nostro Abruzzo. Benissimo, l'importanza di questa associazione della quale lei è presidente?
Allora, io sono presidente per l'Abruzzo e vicepresidente nazionale dell'UNAGA, che è il gruppo di specializzazione nazionale della Federazione Stampa Italiana. È importante perché sul territorio, quando ci sono iniziative da validare, perché poi le iniziative sono di vario settore e vario genere, non tutte sono di qualità come quelle che porta avanti Paolo Minnucci, e sono da sottolineare nel modo giusto. Noi abbiamo molti esperti, abbiamo rapporti con gli chef e quant'altro, e cerchiamo di prendere e sottolineare quello che è il meglio nelle varie regioni d'Italia, cercando anche di fare dei premi e delle iniziative che mettono a contatto una regione con l'altra, con delle iniziative anche televisive che riguardano un po' il backstage in cucina e quindi anche quelle peculiarità delle varie cucine, non so, la carbonara romana con la lasagna ceci abruzzese, con un po' quello che fa Paolo, diciamo, a livello locale, mettendo in azione e sinergia tutte queste belle situazioni culinarie che abbiamo nel nostro territorio, che non riguarda soltanto gli chef professionisti, ma molto spesso, come ha dimostrato Paolo Minnucci, anche dei dilettanti che riescono a impiattare dei piatti in maniera stupenda con delle qualità veramente eccezionali. Riccardo Padovano, presidente dei Balneatori, come è andata questa stagione dopo l'emergenza Covid? Allora, io sono il presidente dei Balneatori della Confcommercio Abruzzo Molise. Quindi dico com'è andata. È andata bene. Noi ci aspettavamo, dopo un post-Covid, chissà, forse con l'assembramento sarebbe stato un problema. Abbiamo rispettato le regole, quelle del protocollo, quindi abbiamo garantito la fruibilità dell'arenina, abbiamo messo a disposizione agli utenti tutto quello che serviva per garantire loro e noi operatori, e quindi abbiamo aperto la stagione. È chiaro che nel mese di giugno-luglio abbiamo avuto un calo notevole, però intanto dicevamo noi, meno male che siamo aperti. Poi nel mese di agosto e in questi giorni noi abbiamo avuto un incremento del 10% in più dell'agosto dello scorso anno. Quindi questo che significa? Che molto probabilmente abbiamo saputo fare il protocollo, abbiamo saputo comunicare le nostre iniziative, e poi diciamo che abbiamo rivisto un sacco di paesani che sono venuti al mare. Quindi io da questa emittente ringrazio tutti gli abruzzesi e i molisani perché hanno frequentato le spiagge di Termoli, di Marina di Petacciato, Campomarina, e quelle dell'Abruzzo che da Martinsicuro a San Salvo sono stati visitati dagli abruzzesi e dagli molisani. Dico questa frase perché in passato tanti abruzzesi, mi riferisco a quelli, che ne so, del Molise, di Isernia, Campobasso, le vacanze le andavano a fare fuori regione, e nel mio Abruzzo forse le persone di Avizzano, Tagliacozzo, Carsoli, Arielli, Morino frequentavano altri lidi. Noi invece quest'anno abbiamo riscoperto non solo il dialetto di costa, ma anche il dialetto montano. E quindi noi adesso che cosa dobbiamo fare per il futuro? La domanda è: che cosa si può fare per il futuro? Bene, per il futuro noi stiamo mettendo in piedi iniziative che servono a fidelizzare l'utente che è venuto quest'anno e cercare di fare una stagione ancora più prolungata. Oggi, se voi vedete, il lido di gente di mare è frequentato da gente, questo è un buon segno. In passato qui ci stavano il rimessaggio dei lettini e degli ombrelloni.